Le notizie del TG Ora, conclusione di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Casoria hanno arrestato 8 persone, in prevalenza residenti nel comune di Caivano e appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di rapine commesse con l'uso di armi e veicoli rubati, anche ai danni di furgoni portavalori. Le indagini sono state avviate a dicembre del 2016 in occasione di una rapina consumata ai danni di una società di trasporto di valori lungo la strada provinciale di Caivano a Cerra. In quella circostanza almeno 7 uomini di origine italiana, armati di pistola, fucili e Kalashnikov, tutti a volto travisato, avevano assaltato un furgone portavalori asportando la somma complessiva di 20.000 euro circa. Alcuni componenti, in momenti di minore attività, si erano dedicati ai furti in abitazioni e attività commerciali di Caivano e comuni limitrofi e di un tentato furto a una gioielleria di Atripalda, in provincia di Avellino. Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe, mentre era a bordo di uno scooter con un amico. I due, secondo quanto accertato dai carabinieri, si sono scontrati frontalmente su Corso Umberto I, arteria principale della città, con una Smart condotta da un uomo. Sembra che il mezzo a due ruote fosse impegnato in un sorpasso piuttosto azzardato quando è sopraggiunta la Smart sulla corsia opposta. Il 17enne è stato condotto ad Aversa, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il suo cuore ha smesso di battere dopo poche ore di agonia. L'amico, ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno con contusioni, è stato poi dimesso. Violentata prima di sottoporsi a un'indagine medica all'interno di una struttura sanitaria, è accaduto ad Agropoli, in provincia di Salerno. La donna, una 55enne di nazionalità rumena, sarebbe stata violentata da un operatore sociosanitario. La donna ha denunciato lo stupro al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sulla vicenda raccontata dal Mattino c'è il più assoluto riserbo da parte degli inquirenti. La violenza si sarebbe verificata mercoledì scorso. Della vicenda, sulla quale è stata aperta un'inchiesta, se ne sta occupando anche il centro antiviolenza del piano di zona di Vallo della Lucania. La polizia di Napoli ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 50enne napoletana che deve rispondere di rapina aggravata in danno di un anziano ultraottantenne. Nell'agosto dello scorso anno la donna, fingendosi dipendente delle poste che doveva consegnare una raccomandata, era andata nell'abitazione dell'anziano, all'epoca 84enne, con la scusa di voler vedere un documento d'identità, era entrata in casa colpendolo con estrema violenza e minacciandolo di consegnarle i soldi. Si è poi allontanata frettolosamente con 5.000 euro, lasciando l'anziano ferito in casa e poi soccorso dai vicini e ricoverato in ospedale per feriti alla testa, al viso e una frattura alla mano. Nel pomeriggio di ieri al 113 è arrivata una richiesta di aiuto da Acerra, in provincia di Napoli, per una persona che stava per suicidarsi. La chiamata è stata fatta da una donna che riferiva di aver ricevuto un video del marito, 44enne, dal quale si stava separando, sebbene in maniera consensuale, nel quale l'uomo si preparava a commettere il gesto di impiccarsi. L'intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra ha evitato il peggio. I poliziotti, infatti, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati attraverso una finestra ed hanno salvato l'uomo che era già privo di sensi, appeso a un filo di un'antenna. Sta bene ed è stata anche dimessa dal reparto di ginecologia dell'ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, una ragazzina di 14 anni, italiana, che nei giorni scorsi ha dato alla luce un bambino con un parto naturale, non essendo emerse problematiche particolari. Secondo quanto si è appreso, la 14enne sapeva di essere incinta, un fidanzato di 19 anni e insieme a lui ha affrontato la gravidanza. L'azienda ospedaliera universitaria salernitana ha allertato i servizi sociali per la verifica di tutte le condizioni necessarie affinché il bimbo cresca in un ambiente ritenuto idoneo e da indiscrezioni quello della giovane madre è definito di degrado. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.